La resistenza umanitaria è tornata protagonista a Sulmona con una giornata in memoria dello storico Mario Setta, promossa da Il Sentiero della Libertà, l'associazione che Setta aveva contribuito a fondare più di 20 anni fa, e dall'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea. Presso l'auditorium dell'Archivio di Stato si è svolto un convegno storico per approfondire diversi aspetti della resistenza nel Mezzogiorno d'Italia. È un momento di incontro per approfondire il tema della resistenza umanitaria che ha avuto in Sulmona uno dei suoi centri più importanti. Resistenza umanitaria, cioè non in armi, e per inserirla nel quadro storico non solo regionale ma nazionale. Proprio per questo abbiamo voluto chiamare qui a discuterne storici locali ma anche storici che sono venuti da Firenze come Nicola Cacciatore, per capire come questo movimento della resistenza umanitaria, che aveva avuto una partecipazione corale, una partecipazione civile, una partecipazione di popolo, possa essere inserito nell'ampio movimento della resistenza meridionale d'Italia, che è ancora da studiare e da valorizzare appieno, e nel movimento resistenziale nazionale. A Sulmona, rispetto ad altre aree italiane, questa forma di resistenza senza armi e dedicata più al piano umano, diciamo così, trova un esempio molto significativo, perché a Sulmona c'era, come probabilmente sappiamo tutti, un campo di prigionia importante, il campo 78 nei pressi di Sulmona, nella località Fonte d'Amore, che dopo l'8 settembre vede fuggire larga parte, diciamo così, dei prigionieri, soprattutto britannici, alleati, e a quel punto la popolazione civile di Sulmona offre esempi molto molto rilevanti e significativi di aiuto a questi prigionieri, di sostentamento. Li hanno nascosti, li hanno aiutati a passare le linee attraverso la Maiella, il guado di Coccia, per andare verso il mare sulla Maiella orientale, nell'area di Casoli, che era già stata liberata dagli alleati. Mario Setta è stato il promotore di questa ricerca, è stato il promotore insieme con altri docenti, con il preside del liceo Fermi negli anni 90, alla fine degli anni 90, qui a Sulmona, e diciamo su suggerimento di ex prigionieri alleati, soprattutto inglesi, che avevano trovato ospitalità, aiuto nelle case di Borgo Pacentrano a Sulmona e nelle campagne, ma non solo loro, anche partigiani, antifascisti. In tanti, in quel periodo, dopo l'8 settembre del 43, trovarono aiuto e trovarono accoglienza e riuscirono a percorrere il sentiero della libertà che li portava da Sulmona a Casoli grazie all'aiuto della gente abruzzese.